Infine, come ultimo argomento di questa prima parte su JavaScript, parliamo degli array. Gli array, i vettori, sono ovviamente ricchi di funzionalità in JavaScript e hanno come caratteristica che gli elementi che sono contenuti in questi array non possono anche non essere dello stesso tipo. Quindi voi potreste avere un array con al suo interno dei numeri, delle stringhe, degli altri array mischiati. La sintassi più semplice per crearli è utilizzare le parentesi quadre, hanno una proprietà di lunghezza in maniera analoga alle stringhe, ma a differenza delle stringhe, che sono immutabili e quindi la maggior parte dei metodi ritornano una nuova stringa, in questo caso i metodi possono o ritornare una nuova stringa, un nuovo array o modificare l'array in place, in posizione. Allora, come si crea un array? Ci sono diversi modi di creare un array. Si può creare un array vuoto con aperta e chiusa parentesi quadra, si può creare un array inserendo all'interno di queste parentesi gli elementi di un array, che possono essere, come vi dicevo, tutti dello stesso tipo oppure di tipo diverso. In questo caso si inserisce un 1, si inserisce un numero, si inserisce una stringa, si inserisce un numero che è floating point, ma è comunque di tipo number, e si inserisce un boolean. Questo è validissimo. E gli array hanno un indice che parte da 0, quindi questo è l'elemento di indice 0, questo è l'elemento di indice 1 e questo è l'elemento di indice 2. Allo stesso modo, questo qui sotto è l'elemento di indice 0, high è l'elemento di indice 1, 3.1 è l'elemento di indice 2 e true è l'elemento di indice 4, 3. Scusate, e la lunghezza di questo array è 4, la lunghezza di questo array è 3. Un modo alternativo per definire gli array, invece di questa modalità semplice, è utilizzare array of. Array.of crea un array a partire da un insieme di valori separati da virgola. Quindi of è un metodo che genera un array partendo da quello che trova nelle parentesi tonde. L'array, giusto che proprio perché è un array, ha un comportamento diverso rispetto alle stringhe o altri tipi primitivi, dato che non è un tipo primitivo in JavaScript, ma è un tipo composto. Per cui la variabile v ha un riferimento al contenuto vero e proprio dell'array, che sarà da un'altra parte. Mentre con le stringhe, noi avevamo A come stringa, che era direttamente il valore della stringa era memorizzato nello stesso posto della stringa, quando noi lo cambiavamo questo valore. Se noi definiamo un array, che chiamiamo, a cui mettiamo dentro 1, ciao e 3, per esempio, vediamo che questo B ha il suo contenuto non nello stesso posto di 1 e 2, ma in memoria viene puntato a un riferimento a una posizione di memoria che contiene questi altri valori. Come aggiungiamo elementi a un array? Si possono aggiungere accedendo o modificando, in realtà, anche per modificare vale questa operazione, accedendo ai singoli indici degli array aggiungendo gli elementi che ci interessa. Quindi se partiamo da un array 0, v di 0 gli mettiamo A, v di 1 gli mettiamo B e stiamo aggiungendo gli elementi in un array, e la proprietà di lunghezza si aggiusta automaticamente, quindi qui avrà lunghezza 0, qui avrà lunghezza 1 e qui l'array avrà lunghezza 2. Oppure possiamo utilizzare dei metodi propri dell'array come push. Quindi, partendo da un array vuoto, push A, push B, aggiunge A e 8 alla fine dell'array B. Se volessimo aggiungere non alla fine, ma all'inizio, invece di push potremmo usare il metodo unshift, che ha lo stesso funzionamento di push, con la differenza che push aggiunge in fondo e unshift aggiunge all'inizio. E queste operazioni sono ovviamente in place.
Quindi v push di un elemento aggiunge l'elemento all'array v alla fine, unshift di un elemento sull'array v aggiunge l'elemento x all'inizio, quindi all'indice di tipo z, all'indice 0 dell'array v. Il duale di push e unshift sono pop che estrae in coda l'ultimo elemento e lo restituisce, o shift che estrae il primo elemento dell'array. Quindi vari modi per aggiungere e rimuovere cose dall'array, modificando l'array stesso, quindi non creandone una copia. E cosa succede se invece voglio voglio copiare un array? Quindi ho un array, ne voglio copiare in un altro array diverso. Per esempio per modificarlo, quindi il primo array lo tengo come riferimento, come array di base, e il secondo array voglio modificarne i valori. Per esempio possiamo avere questo array v che contiene a e 8. A quel punto vogliamo copiare l'array v in alias, in un array alias, e cambiare il valore di 8 a 5. Allora, ovviamente, se noi facciamo questa operazione con questo assegnamento, con questa assegnazione, che non è una copia perché è un'assegnazione, quello che otteniamo dopo aver eseguito questo, se stampiamo il contenuto di v e il contenuto di alias, è che v e alias hanno lo stesso contenuto identico, quindi entrambi hanno un 5 in seconda posizione. Questo perché ovviamente v ed alias puntano alla stessa porzione di memoria che contiene i valori di quell'array con un'assegnazione. Se noi vogliamo fare una copia effettiva dell'array, non possiamo fare un'assegnazione, ma dobbiamo usare un metodo che si chiama per esempio array from v. Quindi col metodo array from JavaScript crea, partendo dall'array B, un nuovo array che si chiama copy in questo caso. Cosa succede se abbiamo una rappresentazione grafica di quello che capita in memoria? Abbiamo che v è alias, quindi v è creato ed è un array con A8, alias ha l'assegnazione dello stesso contenuto di v, ma dato che v contiene un puntatore, anche alias conterrà un puntatore, un riferimento a quest'altra porzione di memoria, mentre copy avrà al suo interno una vera copia di tutto, non solo del riferimento, ma anche dell'effettivo oggetto in memoria che è contenuto nell'array. A questo punto, se noi modifichiamo dopo questa riga, se noi modifichiamo il contenuto di copy, non verrà modificato né il contenuto di b né il contenuto di alias, perché copy è indipendente. Array from crea una shallow copy dell'array e permette di creare un array da ogni oggetto che sia iterabile. Quindi questo v può essere un array, ma può anche essere un qualunque altro oggetto che sia iterabile esattamente come un array. Array from crea una shallow copy che vuol dire che è una copia effettiva dell'array, quindi separata rispetto a quello che contiene in V, ma non copia non continua, non propaga questa copia su eventuali oggetti o eventuali altri array che sono contenuti all'interno di quest'array. Non realizza cioè una deep copy, che è una copia integrale e intera, non solo del primo livello dell'array, ma anche di tutti gli eventuali riferimenti che sono presenti all'interno di questo array. Come iteriamo sugli array? Possiamo iterare col ciclo for, col for off che abbiamo visto prima, che è il metodo preferito, e poi ci sono degli iteratori funzionali di stile funzionale che vedremo dopo, come il for each che abbiamo già accennato o il map che abbiamo già accennato. E questo è un altro esempio di come possiamo applicare il for off a un array. Abbiamo un array B che contiene AB1 e
per un elemento di B stampiamo l'elemento. Notate che qui ho usato const perché questa variabile viene in un certo senso ricreata ogni volta che questo ciclo viene eseguito. E quindi, a meno che non dobbiamo andare a modificare il contenuto di element qui dentro, possiamo anche utilizzare const. L'array ha una serie di metodi, come vi dicevo, alcuni dei quali modificano l'array in place, altri dei quali modificano l'array e restituiscono un nuovo array. Per esempio, concat unisce due o più array e restituisce un nuovo array che è dato dal risultato di questa concatenazione. Join unisce tutti gli elementi di un array in una stringa. Quindi, dato un array e dato un delimitatore, quindi un array separato da virgole, col join possiamo ottenere una, e quindi un array, scusate, dato un array che è ovviamente separato da virgole, è definito un delimitatore, e join unisce tutti gli elementi di un array e li separa col delimitatore specificato nel parametro. Slice estrae una sezione di un array in maniera simile a quello che faceva per le stringhe e restituisce un nuovo array. Splice rimuove gli elementi di un array, opzionalmente li rimpiazza in posizione. Quindi splice potrebbe rimuovere per esempio il terzo e il quarto elemento e aggiungere altri elementi al loro posto, in posizione, quindi modificando l'array corrente senza creare un nuovo array. Reverse fa il reverse dell'array in posizione, sort ordina gli elementi di un array, index of cerca nell'array un dato elemento e restituisce l'indice del primo match, last index of è come l'index of ma parte dalla fine dell'array. Includes cerca per un certo valore all'interno dell'array, se lo trova restituisce true, se non lo trova restituisce false. C'è un'altra funzionalità, altre due funzionalità comode che hanno a che fare con gli array in JavaScript, uno è il destructing e l'altro è lo spread. Il destructing è molto comodo. Che cosa vuol dire il destructing? Vuol dire che il valore il lato destro di un'espressione, di un'assegnazione, sono estratti in ordine e memorizzati nelle variabili a destra. Quindi, se noi scriviamo let aperta quadra xy uguale aperta quadra 1, 2, noi stiamo dicendo che vorremmo che 1, JavaScript, cosa farà JavaScript? JavaScript metterà questo 1 all'interno della variabile x e questo 2 all'interno della variabile y. Quindi, invece di scrivere let x uguale a 1 e let y uguale a 2, possiamo scrivere in questa modalità. Oppure xy uguale yx. Quindi prendo il contenuto di y e lo metto in x, prendo il contenuto di x e lo metto in y. Quindi scambio i valori all'interno di questo array, di questa struttura. Questo funziona anche tra array e diciamo variabili singole, quindi posso mettere un array di tre elementi, posso appunto, scusate, posso mettere un array di tre elementi, assegnare un array di tre elementi a una variabile che chiamo foo, e poi posso prendere il contenuto di questa variabile foo e spacchettarlo in tre variabili separate. Per cui il primo elemento di questo array finirà nella variabile one, il secondo elemento finirà nella variabile two, il terzo elemento finirà nella variabile three. Se ci fosse un quarto elemento, il quarto elemento non finirebbe da nessuna parte, starebbe lì. E questo può essere comodo, questo unpacking, questo destructuring, può essere comodo e pratico in molti modi. Per esempio, se da un array dobbiamo estrarre alcuni valori, solo alcuni valori che sappiamo quali sono, ed estrarli in una volta sola, invece di estrarli in istruzioni separate. Ed è anche utile quando si passano e ritornano, è particolarmente utile quando si passano e ritornano valori dalle funzioni. In questo modo una funzione può tornare più di un valore alla volta. Se noi avessimo una funzione to Cartesian che mi restituisce le coordinate cartesiane, noi potremmo ritornare da questa funzione entrambe le coordinate cartesiane in 2D, sia la x che la y in questo modo.
Quindi questo è molto comodo anche per restituire più di un valore da una funzione. L'altro operatore interessante era l'operatore di spread, che si rappresenta con tre punti, come i puntini di sospensione di una frase, quindi punto, punto, punto. Questo spread espande un oggetto iterabile, come un array, nelle sue parti. Quindi se noi scriviamo let x, virgola, puntini, puntini, y, e dall'altra parte mettiamo un array che si chiama 1, 2, 3, 4, e otteniamo che x avrà 1 al suo interno e y avrà tutto il resto dell'array, 2, 3 e 4. Altro esempio, abbiamo part che contiene dentro shoulder and knees, e abbiamo lyrics che conterrà head, parts and toes. Quindi lyrics conterrà non l'array part, ma il contenuto dell'array part, tutto il contenuto dell'array part. Quindi è come se scrivessimo lyrics di head, shoulder, knees, hand, toes. Quindi estraiamo con questo puntino, puntini, con questi tre puntini di sospensione l'intero contenuto di un array e lo memorizziamo in una o più posizioni in questo caso. E questo operatore di spread funziona sia dal lato destro di un assignment sia nel lato sinistro di un'istruzione, come in questo caso. Quindi questo operatore, per ripetere, espande un oggetto iterabile, esattamente come l'array, nelle sue parti, quando ovviamente la sintassi richiede una lista separata di elementi. Per finire, una curiosità, la copia per valore che abbiamo visto prima, array from A, quindi B è uguale a un array from A che copia A così com'è in B, può essere emulato in un array of puntini puntini A e poi la creazione di un nuovo array. Quindi, che cosa fanno queste due righe? Questo estrae i valori di un array e questo crea un array che è esattamente gli stessi contenuti dell'array A e lo memorizza in B. Scusate. Questo crea un array a partire da un insieme di valori separati da virgola, esattamente come questi, perché A con lo spread separa i valori dell'array in diversi valori separati da virgola e lo mette in B, oppure invece del array of si può creare un array con puntini, puntini, puntini A, chiusa quadra, che crea un nuovo array che avrà come contenuto lo stesso contenuto di A. Esattamente come capita per questo parse qui, che prende il contenuto di parse e lo inserisce nell'array, senza creare un array all'interno di un array. Ovviamente è possibile con gli array di JavaScript avere degli array dentro degli array, dentro degli array, dentro degli array, e tutte queste cose continuano ad applicarsi in maniera equivalente. Questo chiude la prima parte di JavaScript, direi che ce n'è abbastanza. E il prossimo video sarà su un paio di esercizi che riassumono e provano a consolidare questa parte.